stadio di Kooyong, Australian Open, quarti di finale. Sul campo centrale Stefan Edberg, testa di serie numero 4, detentore del titolo, contro il cecoslovacco Miroslav Mešić. Con me, come sempre, Gianni Clerici. Buonasera. È sicuramente il quarto di finale più interessante in termini di posizione nel seeding, cioè ordine delle teste di serie dei due giocatori. Edberg, dicevo, testa di serie numero 4, Miroslav Mešić, testa di serie numero 6. Sono i due giocatori che hanno perso soltanto un set nel torneo, mentre tutti gli altri giocatori che si sono qualificati per i quarti ne hanno persi di più. Lendl ne ha persi 3, Garrett ne ha persi 2, il francese Noah addirittura 5, Pat Cash ha perso 4 set. Everden, sorprendente protagonista di questo torneo, ha perso 3 set, e Wally Mansour, che ha eliminato Boris Becker, ne ha addirittura ceduti 6. Sì, va detto che gli ultimi che hai nominato hanno perso più set, ma hanno anche giocato un match di più, perché le teste di serie, i giocatori più famosi, erano esenti dal primo turno. Infatti questo Australian Open, a differenza degli altri tre tornei del Grand Slam, ha un tabellone di 96 giocatori e non di 128. È Stefan Edberg che andrà per primo al servizio. Edberg ha perso, dicevo, un solo set, il primo che ha giocato in questo torneo, contro l'americano Letts, poi invece ha avuto un cammino piuttosto spedito, ha perso pochissimi game. Primo punto dell'incontro. E notevoli difficoltà per Edberg nel buttare la palla, perché tira un vento violento dal mare, da sud-ovest. 15-0. Gioca naturalmente 3 set su 5 come in tutti i tornei del Grand Slam fin dal primo turno, quindi non c'è quel passaggio di forma dal 2 su 3 al 3 su 5 che io ritengo dannoso e al limite quasi poco regolare. Sì, sarebbe come correre una finale olimpica, le eliminatorie sugli 800, la finale sui 1500, non funziona. Palla scheggiata da Mešić, ma non tanto per colpa sua quanto per il cattivo rimbalzo accentuato dal vento, che oggi costituisce proprio un elemento della partita, bisognerà tenerne conto. Dovranno tenerne conto soprattutto i due giocatori, è una difficoltà in più, anche perché il vento varia, noi lo controlliamo sulle bandiere, prima veniva da sud-ovest, adesso viene solo da sud. Stefan Edberg al servizio nel primo gioco di questo quarto di finale. Il vincitore di questo incontro incontrerà in semifinale il vincitore dell'incontro tra Cale Everden, neozelandese, e Wally Mansour, australiano, i due unici giocatori tra quelli rimasti in gara che non erano compresi tra le teste di serie. Tiene a zero il servizio Stefan Edberg, conduce 1-0 nel primo set. Beh, abbiamo già accennato alle difficoltà di battuta e sono confermate dal diciamo così, dallo scout del primo game. Difficile servire una prima vincente. Primo piano di Miroslav Mešić, finalista all'Open degli Stati Uniti, grande protagonista del torneo, e qui invece Stefan Edberg, che ha compiuto due giorni fa 21 anni. Festeggiato da tutti noi, festeggiato specialmente da Annette, che è la sua ragazza attuale, dopo essere stata la fidanzata di Vilander. C'è una molto appassionata di tennis. Intesa cordiale nel cuore della squadra svedese. Ecco qua, ecco, rimette in linea le sue corde, come si vede, perché quelle botte listate che danno i tennisti spostano l'assetto delle corde, e quindi ecco qua Mansour per un attimo sul teleschermo.
Ha avuto una grandissima giornata, è stato sostenuto con molto calore dal pubblico che lo ha incoraggiato più di quanto non avesse fatto nei confronti di Pat Cash, che pure è stato l'eroe della Coppa Davis. Ed ecco Annette con e Tony Picard. Bravo, Tony Picard, che è l'allenatore inglese di Stefan Edberg. E ecco il gioco. Io ricordo Picard sbranato da Gardini in un incontro di Coppa Davis a Milano. Molto buono questo pallonetto, la cui esecuzione è resa particolarmente difficile dal vento. 0-15. Sembrava che McCheer fosse un giocatore che non potesse giocare bene sull'erba, poi l'anno scorso a Wimbledon ha dimostrato il contrario. Eh sì. Giocato una volée un po' troppo impacciata e Edberg è arrivato con il dritto. E 0-30, 6 punti consecutivi di Stefan Edberg dall'inizio dell'incontro. Primo buon servizio di Gattone, in un momento in cui il vento era abbastanza tranquillo gli è riuscito di lanciare bene la palla ed ecco qui che la regia l'ha capito, qua giocando tutti a tennis capiscono, ce lo fa rivedere. Gran risposta di Stefan Edberg sulla prima di servizio di McCheer. Edberg conquista due palle break e aveva servito bene. Bel servizio centrale, si è allungato bene con il dritto, in estensione, Edberg. Quindi abbiamo due palle break. E purtroppo il mio amato Gattone batte la seconda. E sono fastidi. Ha sbagliato stavolta la misura del pallonetto, gli è rimasta quasi sulle corde la palla. Ad Edberg. Trenta-40, un'altra palla break a disposizione di Stefan Edberg. Palla ha toccato il nastro e la rete e va quindi ripetuta. Molto fortunato McCheer questa volta, si è salvato proprio con l'aiuto del nastro. Quaranta pari. Perfetto il pallonetto, perfetto. Giocato già due pallonetti molto molto buoni Stefan Edberg. Hai visto che ieri quando siamo andati a vederlo allenarsi con Tony Picard provava il pallonetto, quindi non è che lo stia giocando a caso, è andato in campo attentissimo anche a questa possibilità. Sei sull'erba dove gli avversari arrivano sempre a rete, il pallonetto è un colpo importante ovviamente. E anche questo è importante. Gran risposta questa volta di rovescio. E il break, Stefan Edberg conduce per 2-0 nel primo set nei confronti di Miloslav Mecir. Vi ricordo che state seguendo un quarto di finale dell'Australian Open, prima prova del Grande Slam per il 1987. Le immagini vi giungono dallo stadio di Kooyong, ci sono fornite dagli amici di Canale 7, la televisione australiana che trasmette in diretta il torneo 7-8 ore al giorno. 15-0. Edberg deve farsi perdonare una prestazione molto inferiore alle sue possibilità fornita nella finale di Coppa Davis. Proprio sull'erba australiana, proprio in questo stadio. Che pure lo aveva visto protagonista, straordinario vincitore l'anno scorso.
ottima tenuta della rete, anche la conclusione la volée di rovescio piuttosto semplice. Sì, però se l'era procurata, eh. Ha lavorato per incassare gli interessi di questo scambio. È venuto a rete a riscuotere. A riscuotere. Grande inizio, Stefano, grande inizio. Gattone non è che stia giocando male per adesso, però per ora è soverchiato. Non riesce ancora a giocare. E bisogna sempre fare i conti con l'avversario, non c'è mai una prestazione che si può giudicare per se stessa. Gran risposta di Mesir. E qui vale la pena di notare che mentre Edberg cerca spesso proprio lo sterno di Mesir, il centro del petto, per impedirgli di giocare in due mani, Mesir si sposta di quel passo che basta per poi infilarlo. Temperatura è sui 15-16 gradi, quindi non fa molto. Interruzione audio sul collegamento internazionale, quindi linea dallo studio, chi vi parla è Franco Ligas, sul 40-15-2-0 per Stefan Edberg, che ora ha due palle a disposizione per portarsi sul 3-0. Sbaglia completamente la misura in questa prima palla di servizio. Tenta ad anticipare Mesir con la risposta di rovescio, il suo avversario proteso a rete, sbaglia però completamente la misura e così Stefan Edberg si porta sul 3-0. Sta giocando molto concentrato, con molta attenzione, lo svedese evidentemente vuole festeggiare nel migliore dei modi i suoi 21 anni e soprattutto vuol far dimenticare la finale di Coppa Davis e smentire anche la facile leggenda che vuole Mesir l'ammazza svedesi. Giocatore indubbiamente di grande talento, il cecoslovacco, ma si trasforma soprattutto quando sente odor di svedese davanti a lui. Soprattutto Mesir non riesce a trovare la giusta misura per anticipare l'avversario, per togliergli l'iniziativa a fondo campo. Non riesce a giocare quelle sue palle lunghe che costringerebbero Edberg a giocare oltre la linea di fondo campo e quindi rendere meno efficace il suo gioco, conquistare meno la rete. L'Australian Open di tennis è offerto da Bar Giornale. Palla pericolosa quanto un set point questa qui.
Signor Edberg. Bravo, questo è il terreno da parte di Edberg. Ha risposto molto bene, profondo, ha capito subito che la situazione era favorevole, è andato avanti, ha chiuso facilmente la volée di dritto. Edberg 4-0, primo set. Guadagno del campo, riconquista il terreno, cosa che i nostri allenatori non insegnano mai. Ragazzini dei club, state attenti, quello che fa Edberg adesso va fatto e ammirato. 15-0. Eccolo qua che vediamo. La palla era lì intorno, Come facilissimo, ma è molto determinato. Edberg di solito l'avrebbe giocata con maggiore disinvoltura. Lui ci ha messo dentro un po' di veleno in questo. Veleno non ce n'ha proprio, è un pacifico. Tra l'altro il suo cuore batte una pulsazione meno di quella di Borg, batte a 40. Famosi cuori. Cuori dei grandi scalatori, Bartali, no? Quindi ogni tanto batte un po' troppo poco, non palpita. Ai 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 gattone. 40-0. Gran risposta. Ma chiamata, temo che sia chiamata fuori. Io l'avevo vista buona. Anch'io l'avevo vista buona, ma avevamo visto male evidentemente in due. Benissimo. Perché, Mechir anche l'aveva vista buona. 5-0, Edberg, primo set. Ecco qui, la rivediamo. Rivediamo. Ma, però... dipende anche sempre dall'angolo dal quale si deve giudicare una palla. Noi siamo piuttosto alti rispetto al campo, sì, certo. Non così alti come a Flushing Meadow, ma insomma siamo sempre... Siamo diciamo a un 30 metri, 35, obliqua, sopra il campo. Sicuramente il giudice di linea è più vicino di noi, però qualche volta sbaglia. Sì, ma vedi, è curioso, gli angoli visivi mutano i giudizi certe volte... Lo spiegava il mio ottico Gian Piero Scotti, che ha studiato queste cose perché è un appassionato tennista. Prima battuta. 5-0 Edberg, primo set. 15. Non riesce questo approccio di rovescio Edberg, che è forse il primo errore gratuito. Io nel mio confuso scout tabellino ho proprio primo errore non voluto, errore gratis. Sì, mi interessa. Gran dritto, preparazione, poi la volée di rovescio, ordinaria amministrazione, 15 pari. Ho avuto l'impressione che Gattone cercasse di rallentare un tantino il gioco, visto i risultati alla velocità di partenza, ma Edberg non l'ha lasciato, ha accelerato ancora. Se non mette la prima ha difficoltà a prendere la rete sulla seconda, e allora è più facile che la rete la prenda Edberg. Secondo errore gratuito di Edberg. Questo è un po' aiutato dalla profondità del colpo di Mechir, ma comunque è anche 30-15. Ha ritardato un po' la preparazione, ma ha notato che sull'erba poi certi rimbalzi sono molto sufficienti. Il servizio è sempre un attimo basso, molti nastri. Terzo errore gratuito e tutti di rovescio, guarda caso. Suo colpo più sicuro di solito. 40-15 con Edberg in vantaggio per 5-0 nel primo set.
brutta cosa. Brutta cosa perché Gattone ha toccato con una mano sola per tagliare sotto la palla e con una mano sola ha meno sicurezza che con due, se dubbi. Ed ecco che l'altro gli ha preso la rete un'altra volta. Bene. Con una lunga profondità di attacco ammirevole. 40 pari. Finalmente ha messo la prima. Gran dritto. Vantaggio Messir. Primo scambio del primo set che Messier, come si rivede, abbia comandato interamente. Tanto ha messo la prima. Poi ecco, questo è stato un colpo stupendo di recupero. Mamma mia! Mamma mia! Dice, allora ti faccio vedere anch'io, cosa so farti. Sì. Ti senti? No, ma... Tutto braccio, sto rovescio, lungo linea, splendido. Vantaggio pari. Ripete la prima di servizio, toccando il nastro. E lì deve correggere un attimo il servizio, sempre troppo vicino al nastro. Ma lanci un'altra volta. Sì, i lanci di palla di Gattone sono molto confusi. Se voi siete attenti, se riuscite a vederli bene quanto noi, se siete vedrete che tira un po' la palla come capita Gattone. Terzo net consecutivo sul servizio. È in zona, deve calibrare. Sì, calibrare un po' di più, alzare un attimo. Però vedi, bisogna alzare, buttare la palla in modo un filino diverso a secondo di come varia il vento. E qui non siamo mica l'America Cup aperte, eh. Questo vuole un marinaio. Purtroppo incrociato questo rovescio di Edberg. Vantaggio Messir. Non funziona il servizio di Gattone. Oh, che delizia! Di una difficoltà straordinaria. Speriamo che l'abbia capito la regia, che ce la faccia. Secondo me è il miglior colpo finora che abbiamo visto. Ecco, l'hanno capito, sono bravi. Guarda, su una palla vincente di Edberg, che raffinatezza. 5-1 il punteggio. Messir ha finalmente tenuto un servizio. Edberg perde per il set sul 5-1 in suo favore. Sicuramente il colpo più difficile dell'incontro che era toccato da Messir. Preso fiducia, Messir risponde molto bene di rovescio. 0-15. Top volley, volley smorzata di dritto, 15 pari. E c'è da dire che la volley smorzata, che qua adesso rivedremo, sull'erba, salta pochissimo, cioè insomma se appena si fa ben corta, infatti invece che pure uno scattista non ha provato a andare. Molto buona questa volley di dritto. Opportunamente ritardata e molto controllata, molto guidata. E lo più è per ci diceva ieri, no? Che ha perso i primi tre match con Messier, ma nel quarto che ha vinto in Coppa Davis ha capito come gli deve giocare. Sì, ci sono solo le riserve che era un incontro di Coppa Davis, ma non più. Io capisco, però è importante perché dice finalmente sono riuscito a leggere il gioco complicatissimo di questo Messier. 40-15, due set point per Stefan Edberg. E il primo ace dell'incontro,
arrivato al momento più opportuno. 6-1 Edberg in 24 minuti, questo è il punteggio del primo set. L'Australian Open di tennis è offerto da Bar Giornale. Ancora un'interruzione audio sul collegamento internazionale. Siamo già al secondo set dopo che Edberg si era aggiudicato il primo per 6-1 in 24 minuti, 15-0 il parziale per Mecira al servizio. Accorcia la traiettoria della palla Edberg con il rovescio, molto alto sulle gambe, quindi non dà elasticità al movimento. Palla in rete, 30-0 per Mecira. Per la prima volta abbiamo visto il cecoslovacco spostare l'avversario e costringerlo all'errore. Conquista molto bene la rete Mecir e chiude con la volée incrociata di dritto, 40-0. È stato ripristinato il collegamento audio internazionale, quindi in linea a Rino Tommasi. Siamo con Mecir, 40-0 sul proprio servizio nel primo gioco del secondo set mentre comincia a piovere. Volè smorzato di dritto di Mecir, 1-0 a il suo favore. Ripeto, qualche goccia comincia a cadere, il cielo è minacciosamente scuro. Ecco, vedete che si apre qualche ombrello sulle tribune, c'è un pubblico naturalmente numeroso, si stanno riempendo, è tutto esaurito naturalmente lo stadio di Kuyong. Questo è il giudice arbitro, il signor Bellinger, che naturalmente è lui che dovrà prendere la decisione se interrompere o meno il gioco. In Australia sono abbastanza abituati a queste situazioni. Ed è, sono tutte città sul mare, quelle nelle quali si gioca tennis. È stato questo signore al quale l'anno scorso McEnroe gli ha detto sei un capellone. Non è mica male. Però il capellone, il Max sta perdendo i capelli anche lui, tra l'altro, nel suo precoce invecchiamento. Ecco qua, punteggio, come vedete in sovrimpressione. Ecco, Max per la prima volta in vantaggio durante questo match, che diventa ancora più difficile perché bastano poche gocce d'acqua per rendere scivolosa l'erba, in più c'è il vento e in più ci sono le mosche, che sono l'animale australiano più feroce, dovrei dire, assieme a un certo tipo di serpente che è velenoso e mortale. 15-0 Edberg al servizio. Edberg ha vinto il primo set per 6-1, ora Mecir è 1-0 nel secondo. E i giocatori gradiscono poco queste situazioni di incertezza quando non si sa se sospendere o meno, anche perché di solito quello che è in vantaggio non vorrebbe mai sospendere, l'altro al contrario vorrebbe. Gran passante di dritto di Mecir, 15 pari. Ecco qua che si rivede, eccolo qua, ha fatto un passettino d'aggiustamento ammirevole Mecir per mettere la spina dorsale nell'assetto migliore per toccare il colpo. E si è aperto bene il campo con il servizio Edberg. La striscia che ha lasciato sul terreno forse non è inquadrata. Noi la vediamo. Speravo che la inquadrassero il cameraman per dare veramente ai telespettatori la sensazione della difficoltà che c'è a scivolare e a rimanere in piedi su questa erba bagnata. 40-15, servizio vincente di Stefan Edberg. Un altro servizio vincente, non riesce a controllare la risposta Mecir e siamo uno pari nel secondo set. Ecco che, se guarda, mi ha contraddetto Edberg, perché Mecir ha fatto segno che vorrebbero smettere. E infatti smettono. Uno pari dunque nel secondo set, 24 minuti per il 6-1 nel primo set a favore di Edberg, 11 minuti di gioco nel secondo set.
Si sospende. Ecco amici, siete di nuovo collegati con lo stadio di Kuyong, dove il gioco è ripreso da qualche minuto. Il tempo per Stefan Edberg di togliere il servizio a Mechir, l'interruzione c'era stata sull'1 pari del secondo set. Ora è 2-1 Edberg, servizio Edberg 30-0. Un game abbastanza combattuto, risolto da Edberg con un magnifico passante di rovescio, la ripresa del gioco dopo un'interruzione di 1 ora e 3 minuti. 40-0 dopo questa volée di dritto di Edberg, quindi 3 palle per il 3-1 per il giocatore svedese. Ecco che rivediamo, ecco la grande esecuzione del rovescio di Edberg, esemplare, con un piccolo taglio sotto finale per dar sicurezza alla palla. Non ha un'alta percentuale di prime di servizio Edberg, ma ha un, tra l'altro una buona seconda. Fuori la risposta di Mechir, tiene il servizio a 0 Edberg, ora in vantaggio per 3-1 nel secondo set. Da notare che in 6 turni di servizio Edberg ha ceduto 3 punti, quindi una media straordinaria. La ripresa dopo l'interruzione può sempre proporre delle variazioni rispetto all'andamento della partita, ma fino a questo momento non sembra. Si è visto ora che il campo ha assorbito, se non l'acqua, un po' di umidità, perché questa palla, questo attacco di Mechir, che pure era una palla tagliata in fuori e schizzata via più di quanto non avrebbe fatto prima della pioggia. Ora via questo dritto ad Edberg ed è 30-0. Errore gratuito di Edberg. 40-0. Butta un po' via questa risposta Edberg, tiene per la prima volta a 0 il suo servizio Mechir, 3-2 Edberg secondo set. Edberg leads 3-2. Eccoci di nuovo da Kuyong, primo piano per Miroslav Mechir, in notevoli difficoltà in questo incontro di quarti di finale che lo pone al detentore del titolo Stefan Edberg. Edberg ha vinto il primo set per 6-1, ora è 3-2 Edberg, c'è stata una gran risposta di dritto di Mechir, 0-15. Ecco che lo rivediamo, molto ben moleggiato, molto ben piantato sulle suole. Questa volta Mechir, che viceversa era scivolato spessissimo fino adesso, non riesce a trovare i suoi abituali appoggi su questo terreno scivoloso. Controlla bene la volée di rovescio Edberg per il 15 pari. Volée di rovescio giocata un po' troppo con precipitazione da Edberg, 15-30, è la prima volta che Mechir mette a segno 2 punti sul servizio di Edberg. Era lo stesso game. Era troppo vicino alla rete Edberg per fare un movimento così ampio. 30 pari.
appena lunga questa palla, poteva rimanere dentro perché era una palla sporca. Oddio, è quello che si dice, ben lasciata. 40-30, tra l'altro ha sollevato anche una nuvoletta di calce, ma va detto che certe volte la calce va un po' a spasso nel tracciare la riga. Il vento la porta magari. Anche, esatto. Che salvato, Viene il servizio Edberg per la prima volta a 30, comunque conduce per 4-2 nel secondo set. Vi ricordo che state seguendo un incontro dei quarti di finale dell'Australian Open, prima prova del Grand Slam per il 1987. Torneo che si gioca per l'ultima volta in questo stadio di Kooyong. Vecchio stadio del 1927, se non mi sbaglio. Defino. 15-0. Sì, ho controllato, proprio sono 50 anni che si gioca qui, su questa erbetta. Quindi un'età giusta per andare in pensione. Come stadio da tennis almeno. Gran cross di dritto di Edberg. 15 pari. Arrivo quasi a dire che oggi Edberg gioca forse meglio di dritto che di rovescio. Comunque non si avverte la differenza che di solito verifichiamo nel suo gioco tra i due colpi. Grande angolo, è il primo grande angolo della partita da parte di Gazzone, che è poi il suo colpo migliore perché riesce a tirar fuori dal campo gli avversari. Beh, qua sembrava il match di Flashy Meadows, speriamo di rivederlo più spesso. Ecco che mi ha subito smentito, è molto incerto se attaccare decisamente o se tentare una partita anomala su erba di contrattacco. Chiaramente non sta applicando né una tattica né l'altra. Ed è una situazione molto negativa per un giocatore, questa incertezza terribile tattica, che è la cosa che ti rimane nella testa continuamente e poi fai male l'una e l'altra cosa. Vedi, anche adesso si è accorto di aver buttato la palla male sulla seconda palla di servizio, allora ha deciso di non andare più a rete, ha fatto mezzo passo indietro e non giova. E gli ha dato via questo dritto ed è una palla break, 30-40. Ha detto che anche, certo, vabbè, giocava bene Edberg al momento di interruzione, però Mecir si stava un po' rimettendo a posto. Invece riprende a giocare un match di 3 set su 5 con un set di handicap, il povero Mecir. Ma non vorrei che diventassero due questi set di handicap adesso. Molto incerto, netta sulla seconda di servizio. Cambiato completamente il vento, prima veniva da sud-ovest, adesso è un vento da ovest. Paglia la risposta Edberg di rovescio sulla palla break e siamo vantaggio pari. Un'altra risposta di rovescio sbagliata da Edberg e ora è vantaggio Messier. Tra l'altro Messier si era conquistato una solida fama di mangia svedesi, in questo caso può essere compromessa. Comunque tiene in servizio dopo aver annullato una palla break Messier e siamo 4-3 Edberg nel secondo set. Edberg ha vinto il primo set col punteggio di 6-1. Edberg is 4 games to 3, second set, 1-1 set to love. Un'osservazione complessiva su questo torneo, gli 8 giocatori che si sono qualificati per i quarti di finale hanno complessivamente perduto 25 set, quindi un cammino faticoso in genere per i favoriti.
Di solito in un torneo del Grande Slam gli 8 giocatori che arrivano nei quarti perdono 10-12 set complessivamente, invece 25 sono una media di più di 3 set a giocatore. Ecco, non è che sia l'erba che accentua questa, diciamo così, statistica negativa. Un pochino sicuramente, ma la media è alta anche rispetto ai precedenti torneo di Wimbledon e lo stesso Australian Open. Altra caratteristica di questo torneo che su 23 incontri che si sono giocati su 5 set, però ben 14 volte l'incontro è stato vinto dal giocatore che lo avrebbe perso se l'incontro si fosse giocato al meglio dei 3 set, 2 set su 3. Ci sono state 8 rimonte del giocatore che ha perso i primi 2 set. È a dimostrazione che il 3 su 5 è un altro sport, lo sicuramente. È la maratona del tennis, infatti si corre sempre sopra le 2 ore, 3 su 5, quando non si corre sopra le 4 ore. 15-0 con Edberg al servizio, in vantaggio per 6-1, 4-3. Il Gattone non sembra trovare il tempo per la ribattuta. Mi scuso chi non ama la parola ribattuta, e alcuni amano risposta, me lo fanno spesso notare, ma a me pare che ribattuta sia più chiaro. Delizioso. Ottimo controllo di Edberg. Eccoci qua, non poteva sfuggire ai bravi cameraman australiani. 30-0. Sembrava che gli andasse via questa palla. Invece è riuscito a tenerla dentro Edberg, 40-0. Ma il vento veniva anche in direzione contraria a quella della traiettoria della palla, Rino. L'ha frenata un po'. Certe volte basta un centimetro, Hanno ricordato che Edberg ha vinto questo torneo nel 1985, è stato nei quarti di finale battuto da Wilander nel 1984. E invece ha perso proprio da Mechir nel 1983. Però va ricordato che il torneo ha saltato praticamente una stagione in questa statistica. Sì, perché si è giocato nel dicembre dell'85 e adesso siamo nel gennaio dell'87. Il torneo ha comunque una sua cadenza annuale, poi è rimbalzato un po' da dicembre a gennaio. Bene, bene. Raccolta bene questa volebassa di dritto da Edberg, viene in servizio, ora conduce per 5-3 nel secondo set. Sta giocando un perfetto gioco da erba oggi, direi, Stefan Edberg, anche senza avere una percentuale di servizi sconquassante, il resto è tutto perfetto, però una buona seconda non ha fatto un doppio fallo. Sì, proprio conferma, ieri mi diceva il suo allenatore Tony Picker, sai, tutti pretendono in più questo ragazzo, ma l'anno scorso in 15 tornei ha fatto in 15 tornei almeno il quarto di finale. Quindi ci spero. Beh, allora c'è poco da fare con questo tipo qua. Quindi ci pari. Eccoci qua. Vediamo un momentino. Allora, si può fare di più? Gattone si è difeso come ha potuto a rete, ma gran risposta profonda. 15-30. Due palle per il set, 15-40. Dario. Cosa ho detto? 30 pari? Mi pare di sì, esatto, sì. Allora era fuori. L'ha data fuori. L'ho vista buona.
Anch'io l'ho vista qua. Quindi 30 pari. Si erano sbagliati anche gli amici della televisione australiana. Sì. Bonifica. 40-30 invece non passa questo dritto di Edberg che si è fermato sul nastro. Opportunamente ritardato, esatta anche la traiettoria. Stupendo. 40 pari. Stupendo, stupendo. Il ritardo nel colpire ha messo completamente contropiede Gattone. L'ho lasciato lì. Gattone aspettava un passante lungo linea, si è trovato un pallone. E dico, e fare questo a Gattone che di solito gli fa lui questi scherzi agli altri, non è mica da, roba da niente. Gli è riuscita la palla corta a Mechir e la palla ha rimbalzato di teste, perché doveva sì fermarsi ma non doveva proprio morire, è morta, sembrava un Putin. In rete la risposta di rovescio di Edberg, Mechir tiene sia pure a fatica il servizio, ora il punteggio è 5-4 Edberg nel secondo set. Ecco qui Gattone Mechir che sta riflettendo sulle difficoltà che gli propone questo incontro. È indietro di un break nel secondo set in quanto Stefan Edberg andrà al servizio dopo il cambio di campo in vantaggio per 6-1-5-4. Sembra curioso dopo un'ora e tanto di partita, ma Gattone non è ancora entrato in partita, come diciamo noi in gergo. È lì vicino a entrare, ma Edberg per ora non lo lascia. Ecco qui, Stefan Edberg serve sul 5-4 in suo favore. Un 7-0 e 5-4 nel secondo, come dicono gli anglosassoni, serving for the set, batte per vincere il set. Oh, primo! Sì. C'è un doppio fallo per Mechir e un doppio fallo ora per Edberg. Scatta subito con una buona prima, 15 pari, una palla che è saltata via e svariata dopo il rimbalzo, era carica di rotazione, la miglior seconda battuta del mondo, Stefan Edberg secondo me, senza dubbio. Il pregio del gioco di volo di Edberg oggi è che gioca quasi sempre mandando Mechir in contropiede, poi con grande controllo della profondità del colpo, gioca sempre nell'ultimo metro del campo la volete. Polvere bianca segnala che questo è un ace, il secondo del match per Stefan Edberg, che ha chiuso il primo set con un ace. Questa volta invece questo ace gli procura due set point nel secondo. Starà tentando sicuramente un altro ace. Ha picchiato duro, eh? Non è comunque una delle prime più veloci quella di Edberg. Molto violenta, però è svariante. Gran passante di dritto di Mechir. Grande e se permette un po' disperato anche. Sì, beh, è la palla difficile sulla quale ha dovuto prendere frustata con le gambe, una gamba per aria un po' messa come veniva. E questo è un altro ace. E ora c'è un fatto, 6-4 Edberg ha messo a segno 3 ace,
due sui due set point. Può essere combinazione? Non lo è, è che i grandi giocatori giocano la palla giusta al momento giusto. Questo è fatto. Quindi 6-1, 6-4, questo secondo set, vediamo un momento. 26 minuti di gioco, più 11, prima dell'interruzione, fanno 37. Come fai le addizioni, Rino? Ogni tanto bisogna fare i salumieri. No, ma il salumiere per me è rispettabile, il mio ex salumiere, il signor Pozzi, ci segue attentamente. Mecir al servizio, il primo game del terzo set, si gioca 3 su 5 naturalmente, altrimenti l'incontro sarebbe già finito. E invece speriamo che il gattone lo allunghi almeno un po', eh? 15 pari, questa volta non riesce il pallonetto liftato a Edberg. Gattone, dormi! Lì bisognava andare avanti, se no viene quell'altro avanti. Ed ecco qua. 15-30. Insomma, Gattone non se la sente di fare il match che l'erba suggerisce. E allora se sta indietro l'altro gli prende. Insomma, a questo punto non solo l'erba suggerisce, anche il punteggio suggerisce, anche la tattica dell'avversario suggerisce, direi impone. Impone, ma sai, la natura è... Non so prendersi questa risposta di rovescio di Edberg. 15-40, due palle break, primo game del terzo set, situazione molto delicata. Se un Edberg così, non voglio fare i soliti pronostici regolarmente smentiti, ma un Edberg così diventa il favorito del torneo in questo momento, per come gioca. Oh. 30-40. Vediamo se va finalmente Gattone. Oh, vediamo un po'. Era ora. Vantaggio pari da 15-40, annullate due palle break da Mecir. Ed è vantaggio Mecir. E qui sono tre scambi che Edberg si è un po' addormentato a sua volta, perché per tre scambi ha accettato un palleggio. Allora Mecir va benissimo se va a rete non di prima intenzione, ma dopo essersi preparato un po' il punto. È quello che Edberg gli ha impedito fino adesso, quello che fa anche sulle altre superfici. Sì, esattamente. Ecco che Edberg rischia e torna avanti. Rischia troppo. Viene al servizio Mecir, che ha recuperato da 15-40, conduce per 1-0 nel terzo set. Edberg ha vinto i primi due con punteggio di 6-1, 6-4. Insomma, è certo che se il Gattone non annullava queste due palle break in questo avvio di terzo set erano fastidi pesanti, eh? Eh sì, sono state due palle molto importanti, potevano, non dico chiudere il match, ma insomma pregiudicarlo in modo quasi definitivo. Esattamente, e difatti lo sa anche Stefan Edberg, che vediamo qua abbastanza riflessivo. Una banana, mangiare una banana, e così come quelli, gli abitanti di Vittoria sono chiamati banana finders, perché pare che rompano le banane, un modo di chiamare uno contadino. Ecco qui un po' di pubblicità alla banana da parte di Stefano. Time. Comunque, ecco, Gattone si è un po' salvato da una prematura eliminazione. Intanto ci arrivano alcune notizie dagli altri campi. Landle e Yarrick sono 5 pari nel primo set. Ecco qua, percentuali.
60% e 59% siamo lì come percentuale. E anche gli errori gratuiti, ma la differenza è nei punti vinti a rete. 19-9. Sì, eccola lì soprattutto. Nei punti vincenti. E eccole un altro punto vincente. Il quarto ace dell'incontro per Stefan Edberg contro un doppio fallo. E abbiamo un doppio fallo e nessun ace per Mesir. Ha lavorato duro ieri in allenamento sul servizio Edberg, che aveva detto: sono molto soddisfatto di come sto giocando, non sono soddisfatto di come sto servendo. L'ha detto dopo l'incontro con Seguso. 15 pari. Di pochissimo, io ero coperto dal raccattapalle, ma mi pareva quasi buona. Poco fortunato Mesir in questa risposta di rovescio del 30-15. Sì, ma vedi, con questi rimbalzi così carichi di rotazione, anche così svarianti del servizio di Edberg, resta sempre fuori posizione coi piedi Mesir. Ho fatto vedere i fotografi che sono appostati bordo del campo. Corretta dal nastro questa volée di rovescio di Edberg, rimane comunque in campo ed è 40-15. Gran risposta. 40-30. Anticipato bene di rovescio Mesir, bloccato bene. Anche questa volta poco fortunato, comunque questa volta Edberg era un po' nei pressi. Ad ogni modo, uno pari. Nel terzo set Edberg in vantaggio per 6-1-6-4. Però non lo credevo capace di un figlio di ritorno. Infatti è un colpo che non fa di solito. Devo dire che è molto più facile sull'erba. Io nel mio piccolo e nel mio vecchio l'altro giorno giocavo e la palla ti arriva così rapida che tu devi impattarla davanti e quindi ti escono di racchetta questi colpi. Però questo era insolito, sarebbe. L'ha tenuta dentro e non era facile. No, era difficile. 0-30. Eccoci qua, che vediamo. Si vedrà come la posizione di gambe si è per... O le bassa di dritto, trattenuta quel tanto per tenerla dentro. Era molto difficile. Poco appariscente, ma molto difficile come esecuzione. Intanto Jared in vantaggio per 6-5 su Ivan Lendl nel primo set. Wally Mazur 3-1 nel primo set su Kelly Everden. È quello che sta facendo questo Edberg oggi. 0-40, altre tre palle break. Insomma è una vita molto difficile per Mesir in questo match. 15-40 nel primo game. Ora 0-40. Dovrebbe servire molto bene per cavarsi in faccia. Cerca di rallentare un pochino. Tutto un po' fretta Edberg. Edberg gioca dentro il campo un metro e mezzo, e quindi a un certo punto gli viene naturale di rischiare. E
E adesso il povero Messi starà pensando la seconda dove gliela metto. Se la seguo oppure sto in fondo al campo, cosa faccio? Abbiamo visto prima le percentuali, sono uguali, ma Mechir non può permettersi di avere una percentuale uguale a quella di Edberg, con un servizio meno efficace e meno profondo. Ha rischiato Mechir. Ecco la risposta al giocatore di doppio, da destra, per il break, Edberg 2-1 nel terzo set. E dunque per il momento anche questo terzo set segue i binari dei primi due. Mechir in grossa difficoltà, si è salvato una volta da 15-40, non è riuscito invece a salvarsi da 0-40 nel terzo game. Sul nostro monitor, ma adesso siamo tornati a Mechir Edberg. E Mechir si permette questo grosso passante di rovescio in lungo linea per lo 0-15. Deve inventarsi qualche cosa Messio, se vuole stare nel match, se vuole... Ah, deve rischiare proprio il tutto per tutto e qualcosa più del tutto. Gettino. È andata male, stavolta gli è andata male, era passato Edberg. Se però aveva giocato una buona volée, perché la risposta di Messio era buona, eh. Certo. Questa volta niente da fare per Edberg sulla risposta di Mechir, quindi prego. Eccolo qua, la piripopò si rivede. Che spallata, hai visto la torsione del busto, della spina dorsale, potentissimo. Palla avvelenata questa di Edberg. Sì. Eccoci qua, guarda il lavoro dei dorsali e dei lombari, che meraviglia e con che equilibrio. Grande palla. 30 pari. Era miracoloso, era una volée. Comunque la prima palla break per Mechir. Un momento importante del match, la prima volta che Edberg concede una palla break. E una delle prime volte che Mechir riesce a lobbarlo. Tanto ci hanno ricordato che Edberg ha vinto il torneino olimpico del 1984 a Los Angeles. Vediamo qua cosa succede. Eccolo qua, la risposta di... Mechir costringe Edberg ad una difficile demi-volée di rovescio, non riesce a tenere dentro la palla Edberg ed è il break, il contro-break, due pari. Ecco, vediamo se la partita cambia direzione. E comunque è per la prima volta Gattone in partita. Eh sì, ha risposto bene, tre volte, due volte gli è andata bene. Adesso dovrebbe battere meglio. Può anche darsi che il break sia un'iniezione di fiducia, ma poi ha sbagliato. Sì, ha sbagliato perché la percentuale dei suoi errori gratis è un po' altina. È un giocatore che non può permettersi di sbagliare i colpi di rimbalzo, perché non è sufficientemente forte sulla battuta e sul serve and volley, il servizio che vuole è anche questo. 0-30. Il problema è che i colpi di rimbalzo sull'erba sono molto più difficili sulle altre superfici. È dubbio perché la palla è molto più bassa e poi salta con meno regolarità. Oh no, 0-40, piuttosto male
tre errori gratis, Rino, è la nostra meta. 3.5 direi, perché sulla seconda palla c'era la collaborazione di Edberg che sì, ma io ti trovo un po' generoso, invece io per amore del gattone sono più crudele. Ecco, tre errori di fila. Addio gatto! Questa volta gran dritto diagonale di Edberg per il break, il terzo break consecutivo che porta Edberg in vantaggio per 3-2 nel terzo set. Edberg leads 3-2, third set. Intanto ricordo agli amici che seguono questa trasmissione dedicata al tennis qui su Rete 4 che lunedì prossimo su Italia 1 alle 21.30 il Super Bowl, più grande spettacolo del mondo, New York Giants contro i Denver Broncos da Pasadena in California, Rose Bowl, magnifico stadio. Gli appassionati di football potranno avere un'anticipazione su questo magnifico confronto sabato alle 22.20 sempre su Italia 1, c'è un'anteprima sul Super Bowl. Sicuramente Guido Bagatta e Dan Peterson vi daranno tutte le informazioni, vi metteranno nell'atmosfera, vi faranno entrare nello spirito di questo grande avvenimento. Sono nel tie break. Possiamo tornare invece sul campo centrale. Quindi non abbiamo la possibilità di seguire il tie break Lander Jarrett e invece abbiamo Edberg al servizio. È il sesto punto consecutivo di Edberg dopo che lo svedese ha perduto per l'unica volta il servizio. Tanto Mazur in vantaggio 5-2 nel primo set su Kelly Everett. E con un set point mi arriva in cuffia da qualche filo per misterioso. Bravo, questa volée dorsale che tu chiami Veronica. Sì, sì. Come ti rimproverano gli appassionati taurini del Club Taurino di Milano. Ah, c'è un Club Taurino? Io sono membro, certo. Come no? 50-60 persone. 40-0 Edberg. Siamo un po', che strano lob. Fuori. E secondo gioco a zero consecutivo per Edberg, ora in testa per 4-2 nel terzo set. Paura che Gattone abbia perso la ruota, eh? Eh sì. Pensa come gioca la psicologia in questi match, eh? Ha preso tre battute Ether, poi in un mese che contava poco è riuscito a vincere, ha detto ho capito tutto di Gattone e adesso lo vedi in campo disinvolto Ether, non angosciato come capita quasi sempre gli avversari di quel Balzano. Pare che Evander abbia annullato quel set point perché ora il punteggio è 5-3. Mazur su Kelly Evander. Mentre invece Gary Dell'End sono nel tie break del primo set. Doppio fallo, il secondo doppio fallo di Gattone Messier in questo incontro. Questo era un triplo fallo, perché accidenti, l'ha mandata fuori di mica di poco. Se ha il vento alle proprie spalle. Che è un vantaggio, però bisogna sapere buttare la palla. 40-15. E il primo ace di Messier che riduce le distanze, ora il punteggio è 4-3 a favore di Stefan Edberg nel terzo set.
Ecco qui, inquadratura del pubblico prevalentemente femminile e in abiti prevalentemente estivi, perché fino ad oggi si sono tutti bruciacchiati. Ecco, ha vinto 7-5 il tie break. Lendl 7-6, 7 punti a 5 il tie break nei confronti di Anders Jarrit, Mazur 6-3 a Everdeen. E la gran risposta di Mechir per lo 0-15. Si è un po' alleggerito il dominio di Edberg sul suo servizio. Edberg ha ceduto due punti soli sulla propria battuta nel primo set. Bettino. 15 pari. Edberg sta proprio facendo una cosa che, come abbiamo visto nel match che aveva giocato Becker, Boris non aveva capito, cioè a rete 7 volte non tenta di fare il punto ma gioca una magnifica volée di attesa senza rischiare troppo. Sull'erba si può giocare di difesa a rete, sì, mentre invece sulla terra a rete si deve tirare a finire, certo. Che aiuta poi l'erba, basta mettergli là la palla, il rimbalzo è morbido, soffice. Contropiede la volée di Edberg, 40-15. Ha proprio un'espressione di disgusto, non gli abbandona il viso quest'aria di frustrazione al povero gatto. Bravo, no, il giudice di linea si è sentito all'ultimo momento. Ma era fuori già. Sì, ma io faccio anche il mio bravo, va benissimo. Non credo alla neutralità dei giornalisti. No, guai, insomma. Sarebbe meno divertente, non lo so. 5-3 Edberg, terzo set, 6-1, 6-4 i primi due set. Mechir serve per stare nel match, anche come se dicono i nostri colleghi americani, inglesi, australiani, eccetera. To stay in the match. E la palla è sempre troppo bassa e il braccio colpisce piegato e non in perfetta estensione e la pallina va in rete. Bello stacco, eh? 15-0, il metodo sempre più sicuro è quello di picchiare forte la palla per terra, di farla rimbalzare in modo tale che non ci sia difesa per l'avversario. Sì, 30-0, ma poi anche se tutto va bene qui c'è il turno di battuta di Edberg che segue. Sempre cattivo il lancio di palla, dà un'occhiata alle bandiere, Gattone, per vedere la direzione del vento. Bam! 30-15. Gran rovescio di Edberg. Eccoci qua che vediamo, ecco, dice. Ma guarda cosa ha fatto. Gattone pensa, dove me la tirerà? Sì, è andato dall'altra parte, ma anche se fosse andato dalla parte giusta. Che scambio, ragazzi! Oh là là! 30 pari, gran scambio. Sergio. Edberg è a due punti da una possibile vittoria. Questa volta ha giocato molto bene la volée di dritto Mechir, 40-30. Oh,
come gioca bene, come gioca bene Stefano. Sì, sì. È un giocatore che ha trovato il morale, è uscito un po' sfritolato dalla finale di Coppa Davis, si è preso una settimana di vacanza con la sua Annette e poi si è rimesso ad allenarsi. Altro capitolo. Peccato, questa volta la risposta è Esberg, ha facilitato la volée di dritto di Mecir. Mecir tiene il servizio, ora il punteggio di 5-4 per Stefan Edberg, che servirà per il match dopo il cambio di campo. Edberg leads 5-4, third set. Qui abbiamo visto il miglior Mecir del match, forse, perché nel contempo Edberg non stava mica lì a guardare. No, non è che si è rialzato sui pedali, è ancora in piena volata Edberg. Insomma, certo che Mecir non ha cominciato a rischiare un po' tardi, ecco. Lendl intanto in vantaggio per 1-0 nel secondo set, ha tenuto il servizio dopo aver vinto il tie break del primo, 7-5, mentre Masur è 1-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo per 6-3 contro Kelly Everton. Ecco, bisogna notare che sull'erba niente è facile per il campione del mondo, dopo il centrale e lui. Torniamo sul centrale con Stefan Edberg, che serve per il match. 6-1, 6-4, 5-4. No, con una mano sola non va. 15-0. Gran controllo, 40-0, 3 match point per il passaggio in semifinale di Stefan Edberg, detentore del titolo, vincitore cioè dell'ultima edizione disputata nel dicembre dell'85 di questo torneo. Finito. Servizio vincente, 6-4 anche il terzo set, durato 31 minuti. Quindi il punteggio 6-1, 6-4, 6-4, cesto limpido di Stefan Edberg, che si può dire abbia dominato l'incontro, ha letteralmente dominato nel primo set, lo ha controllato con grande, con netta superiorità anche nel secondo e nel terzo. Ecco, quindi un incontro, dicevo, che Edberg ha tenuto sempre in mano. C'è stato soltanto un momento nel terzo set quando Edberg ha perso per l'unica volta il servizio nel quarto gioco, ma aveva già un break di vantaggio. Sì, l'ha perso ma senza sembrare però in difficoltà. Ecco. Sì, non c'è mai stato in sostanza un momento nel quale abbiamo pensato che Mecir riuscisse a rovesciare, non dico il pronostico perché il pronostico non era affatto molto chiaro. Ecco qui tutta la bellezza del gioco di questo ragazzo. Bene, il risultato dunque, Stefan Edberg su Miroslav Mecir, 6-1, 6-4, 6-4, Mecir è il primo ad entrare nelle semifinali dell'Australian Open.